Alla vigilia della Bigorda, allo Sferisteo di Porta Montanara, è andata in scena la rievocazione dell'antico gioco del pallone al bracciale, così come si svolgeva nel Rinascimento fra i giovani dei rioni faentini. Funziona in pratica riproponendo un gioco che in Italia e anche a Faenza è stato in voga per secoli, dal 1500 in poi. Oggi avremo una giornata un po' particolare perché verranno i giocatori di Monte San Savino, che è un paesino in provincia di Arezzo, per proporre il gioco così come si svolgeva nel 1500, con gli stessi costumi e gli stessi attrezzi. E avremo inoltre i giocatori di Trea, che sono i campioni italiani in carica, con i costumi e con gli attrezzi che si usano da metà dell'Ottocento fino ai giorni nostri. Ecco, questo gioco, la rievocazione c'è oggi in vigilia della Bigorda, perché questo gioco è, diciamo, degli stessi tempi del Palio. Questo noi sosteniamo, infatti poi ci sono anche i documenti che lo attestano. Anticamente i rioni faentini si sfidavano non soltanto con gare, diciamo, con i cavalli, ma anche con sfide di pallone bracciale fra i quartieri faentini. Il primo documento, l'ho già ripetuto altre volte, risale al 1502, quando in occasione della venuta a Faenza del nipote del re di Spagna fu organizzata appunto una partita con in palio due vitelli e vinsero i giocatori di Porta Ravegnana. Quindi, poi dopo si giocò nel Salone del Podestà, poi in piazza, e da metà del 1600 si gioca dove siamo attualmente. Ecco, una cosa importante, il Macrelli molti lo vedono passando per la strada, lo conoscono per il Tamburello, i giovani lo conoscono perché si gioca a calcio, ma pochi sanno che è uno degli ultimi stadi rimasti per giocare. Sì, è uno dei pochi, perché in tante altre città, vuoi perché il gioco è scomparso, vuoi perché le città espandendosi hanno inglobato anche queste aree oppure le hanno trasformate in parcheggio o altro. A Faenza invece lo Sferisterio è posto sotto la tutela della Soprintendenza delle Belle Arti e è uno dei pochi sopravvissuti così che nella sua configurazione originale, diciamo. C'è da dire anche che probabilmente è uno dei più antichi. Questo risale i primi lavori di sistemazione con le gradinate, l'elevazione del muro, sono del 1770-71 e tutti i grandi sferisteri sono nati dopo, fino a quello di Macerata monumentale, che è addirittura di metà 800. Ecco, prima invece si giocava in piazza? Prima si giocava in piazza, però a condizione che tutte le volte una famiglia facoltosa e appassionata del gioco garantisse rispetto ai danni che il gioco provocava. Questo per un po' è andato avanti in questo modo e poi dopo i giocatori si sono trasferiti qui nella fossa sotto le mura fuori Porta Montanare e poi dopo sono stati effettuati i lavori per rendere questo luogo sempre più idoneo allo scopo. Federico Lega per Faenza Web TV.